Anton Giulio, il 22 di aprile è giornata della Terra e dobbiamo dire che il tuo impegno come geologo, ma anche come docente, è quello di dare una bella formazione sul rispetto che si deve alla Terra agli studenti. Com'è andata questa giornata? Il 22 aprile è stata appunto omaggiata, è stato omaggiato il pianeta Terra con questa geocamminata in corrispondenza del geosito dell'Aurica di Crotone, ma questa volta ha visto una novità importante, ha visto la partecipazione dell'intero ordine professionale dei geologi che hanno collaborato in campo percorrendo questo itinerario tracciato ormai da tempo, ma prevedendo proprio cioè cercando, è stata finalizzata questa geocamminata per individuare delle postazioni per mettere dei pannelli, far apprezzare al cittadino durante questa camminata le caratteristiche e le peculiarità appunto della sezione Vrica. Quindi è andata bene. Stiamo parlando di Vrica? Sì, la sezione Vrica, quindi siamo partiti dal complesso ex complesso turistico Costa Tiziana, quindi il centro ippico Manette, e siamo sbucati sull'area di Farina dove è in costruzione la nuova vasca di laminazione sul torrente Tuvolo. Quindi questo asse territoriale molto interessante da un punto di vista geologico e ambientale. Che cosa avete messo in evidenza? Abbiamo messo in evidenza tutte le particolarità geomorfologiche del territorio, quindi le forme di erosione, i calanchi, le biancane, le ceneri vulcaniche e tutti quei particolari significativi per un geologo, ma che un cittadino deve conoscere sempre per aumentare la propria sensibilità e quindi preservare quanto più possibile il proprio territorio. Come hanno risposto gli studenti? Allora, gli studenti hanno risposto bene, stanno rispondendo bene perché anche a loro stiamo facendo attraversare più volte il territorio di Crotone, quindi non solo l'Avrica ma vari assi territoriali e gli studenti delle varie scuole stanno rispondendo bene. La novità e la curiosità è che stiamo applicando metodologie di service learning, vale a dire i ragazzi sono attori di prodotti, disegni, composizioni musicali che potranno essere godute dai cittadini, innanzitutto a partire da un evento che ci sarà il giorno 20 in cui faremo un punto con le scuole su questo passaggio importante e poi speriamo a breve per la cittadinanza intera, quindi positivo anche questo. Noi abbiamo tante belle zone, dovremmo avere veramente maggiore rispetto dell'ambiente e della terra, perché non solo quello che c'è sotto la terra, ma anche quello che la terra ci offre in superficie. Sicuramente sì, nel senso in superficie sono queste forme, queste architetture naturali, queste architetture del paesaggio che sono stupende perché noi ormai ci siamo abituati, ma per esempio le racconto l'esperienza con i geologi che stanno venendo da varie parti della Calabria, riescono a entrare e a calarsi in quello che è uno stato d'animo addirittura che questi luoghi riescono a trasmetterci con la loro bellezza e con la loro armonia, quindi tentativo di preservarli e di riappropriarcene in modo definitivo. Guardare Crotone dalla Vrica, qual è l'immagine più bella? Allora, ci sono varie immagini perché per esempio uno degli spaccati che mi viene in mente è che per quanto apparentemente brutto la località viene definita water tank, sono delle vecchie cisterne che sono in cima delle colline sopra il Lido Laronde, eccetera. Quella è un'immagine suggestiva, ma poi arrivare sul terrazzo di Farina e guardare Crotone da 160 metri di altezza, che è il massimo che noi possiamo apprezzare, è un colpo d'occhio che rimane come suggerito da alcuni colleghi che hanno fatto questa escursione nel cuore, quindi belle sensazioni. Belle sensazioni per una città che merita maggiore attenzione e maggiore rispetto. Quello sì, perché purtroppo questa nostra sensibilità al territorio rimane ancora abbastanza bassa, basta girare per la città in alcuni punti che ormai conosciamo bene. La quantità di rifiuti oppure il degrado di alcune zone è ancora molto evidente, ma questo tipo di operazione richiede tempo e non riesce a raggiungere subito dei grandi numeri di partecipazioni o di attecchimento di questo tipo di cultura, ma vale la pena proseguire e pian piano riusciremo anche noi. Immagino che gli studenti siano stati, ecco, contenti, soddisfatti di questa giornata all'aperto e soprattutto della scoperta anche di quella che è la nostra storia.
Gli studenti sono entusiasti, infatti arrivano sempre più richieste da parte della scuola di effettuare queste geocamminate perché soprattutto dopo il periodo pandemico che ci ha visto costretti a didattiche computerizzate, informatizzate, la necessità di stare all'aperto è sempre più marcata e evidente. Quindi noi fino a fine, diciamo metà maggio, cercheremo di dare la possibilità ad altri studenti, per esempio il Principe di Piemonte, la Don Milani e altre scuole che ci stanno chiedendo di rifare, di ampliare questo tipo di attività, ci presteremo come associazione a farla ben volentieri. Lei ci ha portato il video che riguarda la giornata, la geocamminata del 22 di aprile, vediamolo insieme. In questo immenso mare, il mare Ionio, che richiama la Ionia, questo immenso mare, ecco questo piccolo scoglio di umanità che convive più o meno felicemente con i propri luoghi, simboleggiano l'antroposfera crotonese, 9 archetipi, dimensioni o topoi, ciascuno dei quali racconterà una caratteristica dell'essere crotonesi. Siamo qui oggi, sabato, abbiamo detto che è 23 di aprile, quindi siamo a Crotone e stiamo per iniziare una passeggiata in ottima compagnia. Ci porterete in giro con delle guide d'eccezione a scoprire le bellezze di questo posto, naturali, le bellezze naturali. Ieri è stata la giornata mondiale del pianeta Terra e sono iniziative, questa di oggi, come altre iniziative che si stanno facendo nelle scuole, che sono fondamentali perché c'è bisogno di maggiore rispetto per la nostra casa comune e solamente la conoscenza ci può aiutare a rispettare in maniera adeguata il pianeta. Quindi non vedo l'ora di cominciare la passeggiata, grazie. La Terra intanto è la nostra casa, è una casa comune e dobbiamo prendercene cura per la nostra generazione, già adesso ma anche per quelle future. E per prendercene cura dobbiamo appunto conoscerla e questa conoscenza appunto parte dal territorio, parte dall'osservazione diretta, parte dallo scoprire o forse riscoprire anche dei paesaggi, degli ambienti che già ci sono noti, però iniziare a osservarli, a comprenderli con un occhio anche nuovo, più completo, più diverso, che ci aiuta poi a fare anche scelte responsabili. Cos'è? No, però me lo devi dire bene. Al semaforo. Lì c'è Crotone. Lui dice al semaforo. Lì c'è Crotone, là c'è Capocolò. Bene. La bussola è semplicemente una metafora in questo tipo di geocamminate che in realtà serve a disorientare lo studente, una sorta di spiazzamento educativo. È lo studente che osserva, scopre, pone domande e il professore, l'accompagnatore, si mette dall'altra parte a disposizione ad accompagnare in questo viaggio educativo itinerante per l'appunto in campo. Beh, è un'esperienza molto interessante, no? Scoprire
cose nuove, altre parti del mondo. Let's go. Yeah. Fa bene conoscere tutte le cose del nostro territorio, da dove noi viviamo, tutte queste belle nature che ci sono intorno a noi. Capisci dove viviamo, in quale territorio stiamo, Crotone? Perché dovremmo imparare ad amarlo di più, il territorio. Un altro elemento importante è quello di cercare di far ritrovare allo studente, agli studenti, un rapporto più integrato con la natura, in modo che non abbiano più paura di cimici, ragni, formiche o qualsivoglia essere vivente che non popola più, diciamo, il loro intorno significativo, l'abitazione, la scuola e qualunque altro luogo di apprendimento o di vita quotidiana. Sono contenta di aver fatto questo progetto, prima di tutto per la questione naturalistica, perché amo la natura. Sì, sarebbe molto utile anche conoscere meglio la natura e tutte cose che riguardano la natura, ovviamente. E abbiamo parlato di scienze, abbiamo parlato di natura, di storia e soprattutto abbiamo portato dei ragazzi che hanno vissuto 2 anni di pandemia finalmente fuori, all'aria aperta, a stare insieme e a vivere un territorio che spesso non conoscono. È una terra molto ricca sia di storia dal punto di vista culturale e soprattutto geologico e tecnico. Abbiamo bisogno di persone, di ragazzi che amano il paesaggio, che amano il territorio, che amano la geologia. Però quello che manca in questo momento è proprio il rapporto umano. In questi 3 anni in cui siamo stati troppo chiusi per il fatto che il Covid ci ha costretti a fare una didattica non in presenza, e questo ha sicuramente inficiato il rapporto tra alunni e docenti, ma tra alunni e alunni. Stanno attaccati magari ai computer, ai cellulari, quindi il fatto molto semplicemente di stare all'aria aperta, di vivere nella natura, di poter osservare le rocce, di poter vedere e trovare con le loro mani i fossili, è un'esperienza bellissima. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth, I desire your worst, so you can just hide while I work. I am tired, you first, I'll write a second, third verse. Del genere non le facciamo mai, e in questi 3 anni che comunque siamo stati praticamente tutti i giorni insieme, in dado meno non ci siamo conosciuti per niente, quindi mi è piaciuto stare a contatto ovviamente con la natura perché ne siamo immersi e poi con voi, soprattutto con voi. E non che in questa esperienza vi abbia conosciuto più di tanto, però non lo so, ci siamo visti sicuramente più uniti in qualche modo, anche semplicemente a sorreggerci mentre stavamo per cadere, quindi questo. Ti faccio commuovere, Jeff. Bravo! Attenzione all'ultimo tratto, che dove si cade?
Ma a Padova il piatto tipico qual è? Sto capire cosa c'era nel passato, cosa c'è stato nei tempi, come si è arrivati anche all'attuale paesaggio, all'attuale conformazione, è proprio quello che la geologia cerca di fare ed è proprio quello che cerchiamo di trasmettere anche nelle scuole, cioè non solo lo studio di quello che c'è adesso, ma di come si è arrivati ad avere quello che si è adesso, quindi cercare di ricostruire il passato, cercare di ricostruire tutto quello che è stato e che ha portato all'attuale, anche in vista di capire il futuro, cioè di cercare di immaginare che cosa succederà nel futuro, ci sarà di nuovo un innalzamento del livello del mare oppure il livello del mare continuerà ad abbassarsi, quindi insomma dallo studio del passato cercare di interpretare il presente e possibilmente di anticipare il futuro. Ci siamo confrontati sulla necessità di scoprire il nostro territorio e quindi scoprire le nostre bellezze e solo camminando potremo aumentare questo turismo e chiamiamolo questo geoturismo sul nostro territorio. No, dico, vi ringrazio tantissimo perché sono stata proprio bene, giornata bellissima. Ho conosciuto delle bellissime persone, ho visto un territorio che mi è veramente piaciuto tanto e dei bellissimi colori. Grazie di grazie cuore, a te. Veramente. Io ho ritrovato un territorio che amo e grazie a tutta l'associazione delle pietre che narrano ho sentito delle storie nuove. È un video che piace e che bisogna far vedere perché chiaramente si coglie in questo video come i giovani siano attenti, hanno voglia, ecco, di essere formati a che cos'è il rispetto della terra, a che cos'è la terra e a quello che si può fare. Sì, e soprattutto anche nel riscoprire questo contatto più integrato con la natura. Quello che è emerso infatti è che i ragazzi sono disabituati a quello che è il rapporto con esseri viventi piccolini e dei quali si ha comunque timore, paura, perché non fanno più parte del nostro intorno significativo, del nostro vissuto quotidiano. E quindi vale la pena che questi ragazzi, perché è lì che bisogna lavorare, riescano a riacquisire questo vivere più integrato con la terra. C'è un mondo della terra nascosto ancora? Beh, sotto i nostri piedi, da geologo, c'è un mondo molto nascosto. Noi sappiamo molto di più di quello che ci sta sopra la nostra testa piuttosto che di quello che sta sotto i nostri piedi. E conosciamo un piccolo spessore della superficie terrestre rispetto ai 6.300 chilometri dell'intera Terra. Per cui c'è tanto ancora da scoprire e noi ci proviamo pian piano, sia in modo da diffonderlo, ma sia in termini di conoscenza scientifica a grande scala. In tutto questo chiaramente c'è la voglia di fare ricerca e di portare alla luce la bellezza che la terra ci può offrire. La ricerca è alla base, cioè va di pari passo con la divulgazione. Noi stiamo facendo ricerca con l'Università della Calabria, con l'Ordine dei Geologi, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e nello stesso tempo c'è la voglia di comunicare questa ricerca al cittadino in modo che sia più informato, consapevole e quindi si riduca quello che è il rischio e la pericolosità del proprio territorio. Perché quella è comunque una zona a rischio. Sicuramente per esempio l'Avrica è una zona a rischio nel senso che sono formazioni argillose molto intaccate da fenomeni franosi, di dilavamento, quindi è una zona a rischio geomorfologico e che bisogna preservare, ecco, cercando di tenere lontane costruzioni e tutta una serie di attività antropiche che possono farci perdere questo patrimonio. Ci sono state delle domande particolari fatte dagli studenti? Gli studenti hanno 10.000 curiosità, però si sono divertiti tantissimo. A un certo punto, quando ci siamo trovati davanti a un affioramento di fossili, ero tempestato dalla ricerca ricerca di informazioni su questi fossili, dove vivevano, perché li troviamo qui. Quindi sì, la curiosità dei ragazzi non ha eguali. Non hanno nulla a che vedere con gli adulti. Io la ringrazio per questo spazio perché chiaramente quando parliamo di Madre Terra è giusto informare tutti, non soltanto piccoli gruppi, perché in realtà dobbiamo cominciare a cogliere il significato del rispetto che si deve alla natura e a tutto ciò che ci circonda.